In questi giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul contenimento del contagio, ha detto ieri intervenendo alla Camera il Premier Giuseppe Conte parlando delle misure per contenere il contagio da Covid. Siamo consapevoli, ha rimarcato, che il nemico non è stato ancora sconfitto e circola ancora fra noi. Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l'attenzione altissima, stavolta però, forti dell'esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. La possibilità di un lockdown in alcune città si fa sempre più concreta. Visto l'incremento di casi di coronavirus a Milano, Roma e Napoli, si sta pensando di rendere le tre grandi città zone rosse. L'ipotesi è quella di chiudere tutte le attività considerate non essenziali, fare didattica a distanza e smart working, proprio come era successo a marzo. Palazzo Chigi avrebbe confermato la volontà di procedere passo per passo, in modo graduale, ma la soglia da non superare sarebbe già stata fissata, 2. Pazienti in terapia intensiva. Come riportato anche il Corriere della Sera. Un dato che però non risulta al viceministro della Pierpaolo Sileri, M5S, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione L6 Vesta, su Radio Cusano Campus Alfa Ramato. Non so dove sia stata reperita questa informazione, non ne sono a conoscenza. Se mi chiedete quale può essere una soglia limite, globalmente direi la metà dei 4.400 posti terapia intensiva extra che sono stati approntati. Quindi la soglia sarebbe intorno ai 2.000-2.500. Leggi anche. Poi prosegue. I posti in terapia intensiva ci sono. Al momento la crescita è molto lenta nonostante un numero di positivi altissimo, che non significa siano malati. Vi è tuttavia in alcune aree un impegno importante della rete ospedaliera e in queste aree bisogna rafforzare la medicina sul territorio perché molti positivi possono essere gestiti sul territorio. L'Opposition Index del viceministro Sileri ha poi concluso, la maggior parte dei contagi avviene in famiglia, laddove non esiste un protocollo. Dovrebbe esserci il buon senso di capire che se si va a trovare i nonni bisogna utilizzare la mascherina ed evitare abbracci, che si potranno dare ancora più forti magari dall'anno prossimo. Ti potrebbe anche interessare.